Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Kirby e la Terra Perduta. Bentornati su questo titolo, nello scorso episodio abbiamo esplorato la città dei Waddle Dee e abbiamo completato vari minigiochi presenti in questo luogo. A telecamere spente ho recuperato anche le figurine del primo, secondo e terzo contenitore, infatti vedete che ho completato la collezione. Per quanto riguarda il volume 4 invece le figurine mancanti le dobbiamo ancora sbloccare completando l'ultimo livello delle isole da sogno Perdis e il trofeo, la coppa definitiva. Parliamo ancora un attimo con Elfilin e Grinfiolina perché oggi volevo completare proprio l'ultimo livello delle isole da sogno, quindi dobbiamo salvare finalmente Leongar. Tenete in considerazione che sono riuscito a recuperare e vi ho mostrato dove si trovano le varie anime, tutte 300 le anime di Leongar, quindi finalmente possiamo provare ad affrontarlo e salvarlo. Mi aspetto una battaglia bella tosta, perché comunque già nella modalità storia non si era rivelato un avversario facile da battere. Adesso vediamo qua, in questa versione, Terra Perdis, si parte. Mi sa che dovremo affrontare anche gli altri due boss, probabilmente. E ora vi presentiamo la forma di vita. Ma non c'è la possibilità di selezionare un potere speciale, qualcosa? Niente? Eccolo lì. Cioè, lo affronto senza poteri? Eccole le anime. Leongar, come stai? Infatti, tutto troppo semplice. Bestia invasata, Leon Perdis. Sì, ma io non ho poteri, non ho nulla. Ah, ok, eccoli qua finalmente. Mi prendo questo. Vieni, ti aspetto. Oddio, cos'è quella roba lì? Accidenti. Oddio, Kirby! Scappa! Attenzione! Via, 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 via! Oddio! Aiuto! Quando fa quell'attacco lì non so mai cosa fare per evitarlo. A parte che... Eccolo che parte... Ok. Mamma mia. Con sti artigli e ste zampe. Via Kirby. Ok, così posso evitare l'attacco. La schivata qui è fondamentale. Via, via, evitala, evitala Kirby, evitala. Mamma mia. Ok, così possiamo continuare a fargli un sacco di danni. Evita Kirby, evita.
Solo io la sto trovando semplice come boss fight. Non lo so, non mi sembra così complicata. Cioè, mi aspettavo qualcosa di più. A parte che non bisogna assolutamente sottovalutare questo avversario, eh. Ok, attacco evitato. Evitato. Oh, vai. Vediamo un po'. Eccolo. Lo fa arrabbiare ancora di più adesso? No, vabbè, che roba brutta. Attenzione. Mio Dio! Aiuto! Qui o imparate a usare le schivate o scordatevelo, di riuscire a batterlo. Ah! Non ce la farò mai. Non ce la farò mai. Infatti, è troppo forte, ragazzi. Così è troppo forte. Allora, dobbiamo cambiare potere speciale. Perché mi sa che con quello non lo eliminiamo più. Mi prendo questo, perché così posso proteggermi. Devo riaffrontarlo di nuovo. Vedete che posso proteggermi così. Aiuto. Unica cosa è che non posso... Beh, oddio, posso congelarlo però, eh. Eccolo che parte. Posso provare a congelarlo. Vedete? Madò, che danno! Che danno che gli ho fatto! Vediamo se riesco a colpirlo. Di nuovo che mi attacca in quel modo. Ok, così possiamo passare alla seconda trasformazione. Perfetto. Mamma mia. Poi secondo me dovremmo affrontare anche lui, eh. È bruttissimo. Devo provare a congelarlo. Il problema è che si muove. Adesso che spara verso l'alto. Tre colpi. Proteggiti. Si allontana sempre. Se non lo riesco a congelare, ragazzi, non andiamo da nessuna parte.
eccolo. Questo è l'unico momento in cui, diciamo, abbiamo la possibilità di colpirlo. Forse però mi conviene andargli sotto, perché se gli sto distante non gli faccio praticamente niente. Eccolo che parte. Due e tre. Ti ho congelato. Che succede? L'ha fatto arrabbiare ancora di più? Che caspita è sta roba? Cos'è? Cos'è? Cosa caspita era? Non ho visto cos'era quell'affare. Ah no, fermi, fermi. Accidenti. Ah, ma è l'anima del... Ok, del mostro finale della modalità storia che mi colpisce. Accidenti, non ci avevo fatto caso. Ragazzi, siamo a metà salute. Adesso avrà di nuovo il suo amichetto che tenterà di dargli una mano. Infatti, vedete. Dobbiamo provare a congelarlo il più possibile. Ah no, attenzione però. Perché a quell'attacco lì... A parte che mi ha... ma quanta vita mi ha tirato via? No, però devo evitare i suoi attacchi più quelli del mostro. Dai, che ce l'abbiamo quasi fatta! Sì! Sì! Però non è finita, secondo me. Infatti, Leongar è libero, però c'è ancora lui. Oh, mamma. Bestia pensante. E quella farfalla? Che succede? Oh, oh. Oh mio Dio! Gran farfalla divora sogni, Morpho Knight. Dai che l'ho congelato. È velocissimo comunque, eh. Faccio fatica. No, però ciao. Faccio fatica a colpirlo, accidenti. Accidenti, è tosto, eh. Sto provando a colpirlo, solo che è abbastanza tostino come avversario. Dov'è finito? No. E fermati un attimo. Infatti, il fuoco mi può colpire. Fermati un attimo. Non riesco a bloccarlo. Ok, l'ho congelato di nuovo, quasi. Adesso l'ho congelato.
vediamo cosa combina. Doppia spada? Ma stiamo scherzando? No, però... Oddio, non capisco più niente così però. Mi si è girata la visuale. Comunque è bellissimo come guerriero. E quindi... Dai, congelalo. Sì. Sì, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, ce l'abbiamo fatta. Comunque è bellissimo come guerriero, eh. Una roba veramente spettacolare. Dov'è andato? Ecco Leongar. Oh, attenzione, progetto. Spada Morpho Knight. Ora puoi portarlo nell'armeria di Waddle Dee per far evolvere l'abilità spada. Fichissimo! Leon. Speriamo che si riprenda. Leon. Ah, guardate chi sta arrivando. Mancava ancora un'anima di Leongar. Ecco le altre. Che bello questo finale. Bellissimo. Ma alla fine comunque sto Morpho Knight, diciamo che non è così impossibile da battere. Dovete stare un po' attenti. Sicuramente è molto difficile ucciderlo senza morire neanche una volta. Sei tornato! Sì, ce l'abbiamo fatta! Fantastico, veramente fantastico. Abbiamo salvato anche lui. E vai! Oh, finalmente siamo tornati a casa. E questi qua sono i titoli di coda perché praticamente abbiamo completato anche il post-storia. Anzi, c'è una canzone. Facciamo che ascoltarla. No, ecco i titoli di coda. Ok, perfetto. La faccia di Kirby. Adesso probabilmente appariranno delle immagini di questo mondo parallelo. Ha delle canzoni bellissime comunque questo gioco. E ammetto che nonostante magari abbiamo dovuto rifare gli stessi boss della modalità storia, alcune parti di alcuni livelli, eccetera eccetera, comunque ho apprezzato... Ho apprezzato questi livelli. Skippiamo tutto. Ecco il menu principale. Vediamo a quanto siamo arrivati con la percentuale. Perché mi sa che siamo belli in alto, eh. Allora, intanto dobbiamo portare il progetto dall'armaiolo all'armeria, vediamo un attimo. Qui posso ancora dargli un po' di monete. Gliene devo dare 2000, gliele do molto volentieri. Così probabilmente sblocchiamo anche una nuova figurina. Vediamo un attimo, tanto ci mettiamo poco.
Vediamo un po'. Guarda come sono contenti. Datemi una ricompensa, ragazzi, qualcosa. Ci suonano una canzone? Hai lasciato delle monete stella nella custodia della chitarra. Possono suonare molte più canzoni. Guarda, Kirby! I D Diesis ci hanno regalato una figurina speciale. Oh, meno male. Sono contento. No, oh, ma che bella sta figurina! I D Diesis. Anche come nome non è niente male. Suona molto bene. Andiamo dal nostro amico armaiolo qua. Tieni. Possiamo potenziare la spada. Vai. Infatti penso proprio che utilizzerò questa per affrontare la coppa definitiva. Eccolo qui che lavora. E voilà. Oh, vabbè, ma è il costume più bello questo qua. Questo qua è veramente il costume più bello tra tutti quelli disponibili. Hai fatto evolvere tutte le tue abilità? È incredibile. E pensare che un umile ingegnere come me ha avuto l'onore di costruirle una per una. Vorrei che tu avessi questa figurina speciale. Dai, altra figurina! Che bella. Waddle Dee armaiolo. Allora, con questo bellissimo costume, voglio vedere a quanto siamo arrivati. 91%. Mi mancano praticamente delle figurine e il torneo Coppa Definitiva, che però affronteremo insieme nel prossimo episodio. Vediamo un po'. La coppa definitiva. Dobbiamo affrontare 12 battaglie. Non sarà assolutamente semplice. Per questo motivo direi che possiamo tranquillamente affrontarle nel prossimo episodio. Ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividetelo, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo in un prossimo video, sempre qui su Kirby e la Terra Perduta. Alla prossima, ragazzi!